Schierati davanti al tavolo di una affollata saletta dell'Hotel Palace, l'ex senatrice Adriana Polibortone, il commissario di Forza Italia in Puglia Luigi Vitali, che ha lanciato la sua candidatura, e il senatore Luigi Volpi della Lega Nord. I berlusconiani per eccellenza sono tutti lì, chiamati a raccolta, pronti a dare battaglia nel nome di Adriana, compresi quegli azzurri che hanno deciso di abbandonare Raffaele Fitto e i suoi ricostruttori, i quali sono tutti dall'altra parte, con il nuovo centrodestra di Massimo Cassano e Fratelli d'Italia. Partito questo che paradossalmente è lo stesso della Polibortone, ma che in Puglia sostiene un altro candidato. Un nodo da sciogliere entro il 1° maggio, termine ultimo per la presentazione delle liste, in cui si capirà se i moderati continueranno a fare i cannibali, riconsegnando per la terza volta consecutiva la regione al centro-sinistra, o se in alternativa la diplomazia e il buonsenso faranno convergere tutti verso l'ex senatrice salentina. La mia candidatura è ufficiale anche perché è supportata dalla base. Io in Fratelli d'Italia ho sempre sentito parlare di base che esprime le candidature. Io sinceramente vedo che c'è una bella base, che potrebbe essere indubbiamente molto più ampia di quella che registriamo oggi, se anche gli altri volessero ricomporre il quadro politico del centrodestra in nome di un obiettivo molto importante per la Puglia, che è quello di sottrarre finalmente alla sinistra questa egemonia che non è assolutamente immaginabile ci sia più in Puglia. Una sorta di appello, quello dell'ex sindaca di Lecce, avanzato anche da Luigi Vitali. Penso che ci sia sempre questa possibilità, fino a quando non si chiuderanno le liste, quindi fino al 1° maggio alle 8 di mattina, che è l'inizio del deposito delle liste. Io mi auguro che ci sia senso di responsabilità da parte dei rappresentanti del centrodestra e che si vogliano ricompattare intorno alla candidatura di Adriana Polibortone, che è l'unica in questo momento che può ricompattare il centrodestra, visto che il dottor Schitulli ha fatto tutt'altro, cioè l'ha rotto il centrodestra. Ecco, ognuno di noi ha 1000 difetti, Fitto, Schitulli, io, tutti quanti, però non ci difetta la ragionevolezza e soprattutto la consapevolezza che il centrodestra può vincere unito e si unisce insieme alla Polibortone.